Ciao a tutte, anche oggi faccio uno spacchettamento di alcuni acquisti che ho fatto sul sito di AliExpress. Vi mostro giusto quattro cosette perché mi sono arrivati questi oggi, quindi non aspetto per aprirli. Ecco, quindi andiamo ad aprire. Ah, ok. Allora, ho preso queste cosette qua che adesso cerco di aprire. Sono dei contenitori. Ecco. Sono dei contenitori, così. Che hanno anche il loro tappo. Sono 5. Allora, all'interno quindi troviamo 5 di questi contenitori, sono da 5 ml, quindi 5 di questi. Poi c'è uno imbuto piccolino, ovviamente da mettere qua. E poi ci sono 5 tappi. Tiro tutti fuori. Ok. E poi ci sono 5 tappi, così infatti. Quindi questo va messo qua, credo. Insieme. E questo è da chiudere, quindi dopo si prende e si chiude, si deve mettere qua all'interno, così. Quindi per cosa li ho presi? Allora, li ho presi per i pigmenti. Io ho i pigmenti nelle scatoline, che quando li metto diciamo che mi trovo in difficoltà, quindi aspettate un attimo che vi mostro. Ecco, per esempio, volevo mostrare questo. Ho comprato questi pigmenti qua, solo che quando vado a metterli diciamo che perdo molti pigmenti. I brillantini, quando li butto alla fine si spargono ovunque. Vabbè, non che con questi non si spargono e non si disperdono, ecco. Soltanto che lo posso buttare nel punto mirato che voglio io, ecco. Mi sono ispirato ovviamente a questi di Passione Unghie, quindi c'erano anche così duri, però io ho deciso di prenderli più morbidi, quindi sono meno trasparenti, perché gli altri erano più trasparenti però duri come questi qua di Passione Unghie, che comunque quando vado a spruzzare devo metterci un po' di forza, cioè non è che mi piace tanto. Quindi ho deciso di acquistare questo, anche se non è trasparente. Però è bello morbido, quindi faccio con facilità, ecco, a strizzarlo. Quindi cosa vado a fare? Andrò a mettere i pigmenti all'interno e una volta che ci ho messi, così lo chiudo. E quando devo fare per esempio un decoro qua, vi dirò subito che si schiaccia molto facilmente, quindi con facilità escono i brillantini. È molto fine. Quindi per i brillantini fini, ovviamente vi mostro, beh, ormai che ci sono le differenze. Quindi la bottiglietta è uguale di spessore, ma anche tutto direi che è uguale, cioè, solo che vi ho detto c'era quella trasparente dura, così, se no c'era questa qua. Io ho preso questa qua e il tappo. Ah, ecco, questo andrebbe messo più in giù forse qua. Il tappo è pure molto simile, cioè proprio cambia di poco. Poi potevo scegliere il colore del tappo, io ho preso bianco perché visto che di Passione Unghie fanno bianchi, ho detto almeno sono tutti uguali. E lo spessore si focalizza, ma più o meno è uguale, cioè il buco è uguale, non è che cambia di tanto. Quindi
Niente, li ho presi per questo, per metterci i brillantini. Ne ho presi solo 5 per ora, per vedere se mi trovavo bene. Quindi, bene, sono contenta, sono arrivati senza problema. Ok, adesso andiamo avanti. Sa che cos'è? Già si capisce dal suono, eh? Ok, ecco cosa mi è arrivato. Mi sono arrivati i... come si chiamano? Le microsfere, ecco. Le microsfere, io ho preso queste che perché ci sono 3 colori e poi ci sono 4 misure di ognuna. Piccoline, magari apro questo meglio. Ci sono piccoline, leggermente più grosse fino a quella più grossa, quindi sono bellissime. Adesso non mi ricordavo se sono magnetici o no, aspettate un attimo che controllo. Io ho questo magnete qua dalla Kiko, come faccio a controllare? Mi sembra che è un po' magnetico, però non lo so. Proviamo a tirare uno per vedere se esco. Mi si è appiccicato solo uno. Aspettate. Sì, cioè, sono un po' magnetici perché alla fine rimane qua, non scivola. Quindi andiamo a vedere se ne tiro altri. Forse perché non è neanche tanto forte questo magnete comunque. Oh, guardate, ci ho dovuto mettere la punta, si vede che non è forte come magnete, ecco. Comunque vedete che sono magnetici, quindi anche come li vendono negli altri siti li potete comprare anche su AliExpress e addirittura potete scegliere le dimensioni che volete delle microsfere. Proverò a vedere se vanno via i colori, cioè se strofino col cleaner se va via il colore oppure rimane la stessa tonalità. Comunque non ci perdiamo nelle chiacchiere. Rimettiamo tutto a posto. Ok, quindi anche questo acquisto mi è piaciuto. Vi lascio tutto nell'info box, per qualsiasi curiosità o necessità di acquisto trovate tutto lì. Andiamo avanti, andiamo ad aprire questo. Ah, qua avevo pochi centesimini rimasti, ho deciso di prendere qualcosina, mi sono presa degli adesivi di Hello Kitty. Sono multicolor sopra, sulla superficie, non so se si nota. E non sono water decal, quindi sono facili, basta che vi vengono staccati. Adesso io non ci riesco. Comunque, sono adesivi, non è che bisogna dissolverli nell'acqua. Sono adesivi che bisogna bagnare nell'acqua. Ok, quindi ho una cosetta carina da averci, una cosa in più. E l'ultimo è questo pacchettino qua. Sono curiosa anche io di vedere cos'è perché non me lo ricordo. Ok, non c'è più nient'altro. E quindi cosa sono? Influenza, adresa. Sono dei water decal. Anche qua ho preso gli Hello Kitty perché mi ero innamorata di questo qua, di questo Hello Kitty, questo angioletto qua che è stupendo secondo me. E poi comunque ce ne sono tanti altri belli e sono tutti water decal. Ve li mostro così pian pianino. Ok,
preso Hello Kitty non perché mi piaccia tantissimo, ma perché comunque vedo che alle ragazze piace, quindi ogni tanto una decorazione la richiedono. Quindi ho detto perché non prendere direttamente i water decor fatti da Hello Kitty. Ovviamente, come vedete, alcuni sono stupendi, anche questo per esempio, anche se però è molto tenero, anche se non è che vado matta per Hello Kitty, però questo è molto bellino, mi piace. E poi comunque vedete che questo non è Hello Kitty, anche questo, cioè, non è Hello Kitty, è un Hello Kitty falso, e come si dice, una cinesata, ecco. L'hanno copiato, va bene, e quindi si capisce che non è originale, ma sono stati solo inserite delle immagini e stampate sulla carta per water decor, ecco. Quindi niente, questo foglio mi sa che l'ho pagato sui 80 centesimi o 1 euro comunque, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 sezioni di Hello Kitty, perché poi li potresti ritagliare e mettere in, non so, dove li tenete voi, ecco, io li tengo nei mini album. Ok, lo specchiettamento è terminato, quindi cosa ci ho trovato? Ci ho trovato il water decor di Hello Kitty, gli sticker di Hello Kitty, ho preso questi contenitori per provare. Cosa ho preso altro? Le microsfere di 3 colorazioni e basta, mi sembra, sì. Ok, se vi interessa qualcosa e il video vi è piaciuto, mettete i pollicini all'insù, e se non volete perdere altri video iscrivetevi al mio canale. Per qualsiasi informazione scrivetemi nei commenti, e invece se vi piace qualcosina e volete acquistarla anche voi, la trovate tutto sul info box sotto il video. Un bacione a tutte, ciao.